Il Teramo batte il Notaresco 1-0 con una rete a 3 minuti dalla fine del super bomber Mario Orta e vola in classifica più 2 sul Monte Silvano, che in casa non va oltre il pari contro l'Alba Adriatica. Pubblico delle grandi occasioni, oltre 1000 i presenti, di cui almeno 600 i sostenitori di fede biancorossa. Senza Fiorotto e Tawà, Izzotti ripropone lo stesso 11 di domenica. Sull'altra sponda c'è l'ex catalano e due conoscenze del diavolo, Califano e Cherubini. Il Notaresco è subito aggressivo ma anche sfortunato, perché dopo appena 15 minuti deve rinunciare ad Alfiero e Gianzante, entrambi per infortunio. Primo tempo combattuto e piacevole tra due squadre che si affrontano a viso aperto. L'equilibrio regna però fino al 25esimo, poi si fa vivo il Notaresco che sfiora il vantaggio in due circostanze. Al 26esimo una mischia in area del Teramo e bravissimo Castorani a respingere la sfera e poi a catturarla sui piedi di Catalano. Un minuto dopo Califano dal vertice destro colpisce il palo esterno. Il Teramo in difficoltà, non crea occasioni pericolose ma si difende con ordine e va alla conclusione sul finire del primo tempo al 43esimo con Bolzan e al 46esimo con Chiavaroli su punizione. I padroni di casa esprimono una supremazia territoriale e recriminano la fine dei primi 45. In tribuna è presente l'ex sindaco di Notaresco, attuale presidente della provincia, Walter Catarra. La ripresa è tutta di marca teramana, l'avversario cala fisicamente di intensità. Dopo appena 30 secondi il diavolo si rende pericoloso con Orta, la sfera viene deviata. Al secondo e al quarto minuto ci provano prima Colancecco di testa e poi Buonocore su punizione, nulla di fatto. Il Teramo sente che è il momento di spingere ed inizia a macinare gioco e a pressare l'avversario. Izzotti butta dentro due uomini freschi, Tawà e Alfuso, per Lenart e Francia e mette in crisi l'avversario. Al tredicesimo Orta da ottima posizione calcia fuori. Al trentesimo Tawà manca una clamorosa occasione, colpisce di testa ma la sfera carezza il palo. La gara non si sblocca, sembra destinata a finire in parità, ma come nelle migliori tradizioni al 42esimo arriva il gol dell'ex Mario Orta, che su cross di Colancecco, dopo una travolgente azione di Tawà sulla sinistra, fa esplodere di gioia i numerosi tifosi accorsi e regala ai biancorossi 3 punti preziosi contro un'ottima squadra. Alla fine applausi e applausi per una squadra che finalmente vince e convince e crede sempre più in se stessa. E domenica arriva il Monte Silvano, secondo in classifica a meno 2, altra sfida di cartello. Allora mister Pagliaccetti, avete giocato un grosso primo tempo mettendo in seria difficoltà il Teramo con due grosse occasioni, poi insomma alla distanza siete un po' calati, nel secondo tempo è venuto fuori il Teramo. Sì, siamo calati anche perché abbiamo dovuto fare subito due cambi, mi si sono infortunati due fuori quota dopo 10 minuti e purtroppo sapevamo che alla lunga a tenere questi ritmi pagavamo e scendevamo proprio di intensità. Purtroppo questa è adesso la situazione, piano piano con il lavoro dobbiamo tirarci fuori. Però come ho detto ai suoi colleghi, io di questa prestazione sono contento e fiducioso per il cammino del campionato. Speriamo che si aspettava. Eh sì, il Teramo c'ha qualità, noi non abbiamo fatto giocare più di tanto, soprattutto nel primo tempo, poi appena abbiamo abbassato un po' i ritmi, ovviamente a livello tecnico ha qualcosa in più delle altre squadre, quindi anche vedendo le sostituzioni che hanno fatto, e lì ci hanno messo in difficoltà e con una bella azione hanno fatto gol e hanno vinto la partita, però penso che per chi ha visto la partita il pari sarebbe stato il risultato più equo. Domenico Izzotti, una vittoria pesante e importante contro un'ottima squadra. Sì, un'ottima squadra, il primo tempo ci ha messo in grosse difficoltà, però come ho già detto ai colleghi, a mio avviso l'abbiamo vinta proprio nel primo tempo, perché una squadra di spessore caratteriale diverso sicuramente sarebbe disunita. Abbiamo dimostrato di essere grandi appunto nel primo tempo, è vero che abbiamo concesso una palla gol a Califano, però ripeto, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché nel primo tempo hanno interpretato una partita in chiave difensiva, di grande sacrificio, e nel secondo tempo poi sono usciti alla grande. Ecco, tra il primo e il secondo tempo cosa hai detto alla squadra? Perché poi è rientrata con un piglio diverso, è partita subito in avanti, poi ha inserito anche Tawà e Alfuso, due uomini freschi. Ma ci siamo detti che se il Notaresco continua in quella maniera, onore all'avversario, perché quando ti giocano in quella maniera un avversario non puoi far altro che anche riconoscere il valore di un avversario, così poi ho detto anche che se fossero calati la distanza noi saremmo usciti, così è stato. L'entrata di Tawà e Alfuso era stata programmata prima appunto in virtù del fatto che ci aspettavamo che il Notaresco alla lunga non potesse portare quel ritmo e oggi è andata bene.